Raccontare la spiritualità ai bambini non è difficile. Anzi, è molto più facile che raccontarla agli adulti. Sì, perché i bambini sono spiritualità, sono ancora in contatto con la dimensione dell'anima. E quando racconti loro di qualcosa che non possono vedere, che non possono toccare o sentire, i bambini ti stanno ad ascoltare e non pensano: non vedo, quindi non credo. Coltivare la spiritualità dei bambini, insegnare loro a non dimenticare cosa siamo realmente, da dove veniamo e dove torneremo, vuol dire donare loro la possibilità di vivere a contatto con l'assoluto e di scoprire, giorno dopo giorno, il vero senso della vita. Il bambino cipolla e altre storie. Raccontare la spiritualità ai bambini con le favole. 10 storie originali che toccano importanti questioni della dimensione spirituale dell'essere umano, raccontate con stile fresco, accattivante e seducente. 10 illustrazioni che accompagnano le storie, offrendo un ulteriore canale comunicativo e di interpretazione. 50 risposte alle domande più comuni che possono nascere nel bambino dalla lettura delle storie. Cos'è l'anima? Perché nasciamo? Perché moriamo? E tante altre. Da ottobre nelle librerie.